maestro Piero Ricci suona uno strumento che normalmente solo quando uno lo sente fa un'associazione di idee, zampogna Natale, ciaramella. Il maestro è andato oltre, ha fatto un lavoro sulla, che poi lui vi racconterà, ha fatto un lavoro stupendo, ha modificato la zampogna, al punto che dovete sapere, e lui non so se ne vorrà parlare, che adesso la zampogna è strumento all'interno, studiato, all'interno di un conservatorio. Non solo, Muti l'ha portato alla Scala e in tanti altri posti. In Scozia, dove voi sapete, no, zampogna e altro, ha fatto delle grandi esperienze di scambio. Io gli ho fatto una domanda l'altra volta, quando è venuto alla presentazione del libro di Nicola Mastronardi sulla cultura italica, dico, ma tu l'hai brevettato questa cosa? E lui mi fa, è che... cioè, fatto una cosa che se teneva una cultura stile americana, no? Cioè, no, imprenditoriale libera, Giacobina, poi dice, ma non si neoborbone. Ancora questo neoborbone. Cioè, sicuramente avesse fatto 10.000 brevetti, mentre invece no, perché alla cultura di che? La cultura della condivisione dei saperi. Vabbè, e a lui raccontare tutto. No, questa la spiego solo veramente in due parole. Io ho studiato, non soltanto, anzi, la zampogna, tutto sommato non si studia, si prende e basta per quella che è stata soprattutto. Io ho studiato musica un po' al conservatorio, ho studiato il flauto, ho studiato la fisarmonica, ho studiato addirittura il contrabbasso al conservatorio, ho studiato un po' di strumenti. E mi sono reso conto, studiando soprattutto il flauto, che ci sono delle posizioni cosiddette a forchetta che ci permettono di suonare tutte le note. Io faccio un esempio molto semplice, e a tutti è facile comprendere per tutti. La zampogna, immaginatela come una parte piccola di pianoforte, 6 tasti bianchi. 6 tasti bianchi sono proprio pochi. Nella zampogna tradizionale mancano i tasti neri, praticamente diesis e bemolle. Io, in base a un lavoro un po' particolare, un po' lungo per la verità, no? Parecchi anni ci ho messo, perché insomma le prove sono molto lunghe, perché costruire una zampogna, provarla, se va bene ok, se non va bene bisogna ricominciare da capo, quindi è stato un lavoro lunghissimo e praticamente ho dovuto determinare la conicità con un foro di entrata di un certo diametro, con un foro di uscita di un altro diametro, quindi la distanza tra i fori e la larghezza dei fori, che mi permettesse non solo di suonare le note normali, i famosi 6 tasti bianchi, voglio dire, ma anche quelli neri con delle posizioni a forchetta. È stato un lavoro molto lungo, molto faticoso, perché insomma non è stato facile, anche perché non c'erano riferimenti. Ovviamente la zampogna tradizionale non aveva queste capacità che adesso questa zampogna, che voglio dire, non costruisco soltanto io, mi sono altri amici insomma che si sono dedicati alla costruzione di questo strumento, che io ritengo sia affascinante, che è appartenuto ovviamente alla mia famiglia, perché mia madre è di San Polo Matese. Il Matese è un luogo particolare dove gli zampognari in effetti ci sono sempre stati, quella famosa coppia magica di zampognari che non, soprattutto in occasione del Natale, gira, che voi sicuramente avete visto, specialmente qui a Napoli, insomma. Con Zampognaro innamorato. Zampognaro a Napoli era famoso. Zampognaro innamorato. Ma poi noi cerchiamo di... Noi facciamo questa sera un concerto, non è proprio il ti racconto definitivo, questo diciamo che è un'anteprima. Che cos'è ti racconto? Ti racconto la storia, prego. È la storia di uno zampognaro. Uno zampognare che vive a Castelnuovo, viveva a Castelnuovo nel periodo della guerra. Chiaramente nel periodo della guerra c'è carestia, c'è fame, perché? Proprio perché c'è la guerra. Questo zampognaro, anzi la nonna di questo zampognaro, che cosa fa? Dice al nipote, tu che suoni la zampogna, già che noi stiamo morendo letteralmente di fame perché ci hanno rubato gli animali, non abbiamo di che nutrirci, prendi la zampogna, vai in giro un po', suona la zampogna, cerca di farti un po' di soldi, così cerchiamo di racimolare qualcosa per mangiare. E questo zampognaro praticamente viaggia in tutto il Molise. Questo è il nostro progetto, ti racconto il Molise. Questo è il nostro progetto che faremo con l'aiuto di un attore e di una voce narrante, una voce recitante, che spiegherà anche dal punto di vista storico quello che è successo.
Tutti i nostri brani hanno anche nei titoli un significato molto particolare. Ovviamente il titolo può essere Mainarde, da dove parte quello zampognaro, Matese, dove sono gli zampognari, Tratturo, che è il percorso, un percorso storico della transumanza che tutti conosciamo. C'è Danza di Mastro Gerardo nel nostro repertorio, Gerardo il costruttore di Zampogne, Tintiglia, che è un vino che esiste, che non abbiamo portato, insomma tutto, è tutto dedicato appunto a questo viaggio, a questo zampognaro che deve girare, quindi noi vorremmo con questo nostro spettacolo allestito alla grande, se ci sarà questa possibilità, di trasmettere anche questa fotografia bella del Molise, forse che non tutti quanti conoscono, perché il Molise è una terra fantastica. Allora io colgo l'occasione, visto che con Michele Carbone, che è il nostro Presidente del Consiglio Comunale, insieme stiamo tessendo con altri amici, come il consigliere Sergio De Angelis e altri, stiamo cercando di creare proprio questi punti di contatto, di questi che sono degli aspetti di memoria delle nostre aree, che in una certa misura sono andati un po' persi per tanti motivi, no? Cioè, c'è un vuoto di memoria. Quindi Michele, io ti inviterei a darci un'anticipazione di quello che potremo fare da qui a qualche mese. Prego, vieni. Anche perché ci abbiamo anche il nostro Francesco Langella, che sui manifestini che sono circolati c'era un nome diverso da quelli attuali, perché c'è stato un nostro amico, purtroppo ad un inconveniente alla caviglia ha dovuto operarsi. Per fortuna c'era Nadia Natorata, che ci è venuto in soccorso. Altrimenti avremmo avuto seri problemi. Lei in una settimana praticamente ha dovuto imparare tutto il repertorio, quindi. Allora, brava Nadia. E vediamo subito come le comunicazioni. Thank you.
straordinaria, dove vivono gli zampognari, dove vengono addirittura costruite le zampogne. C'è un festival internazionale, ci tengo a dirlo, in questo caso le Scarpe, nel Molise ci sono due di festival, uno a Scarpoli e un altro a San Polo Matese, però quello di Scarpoli forse è quello più famoso. Quindi partiamo dalle manate. La zampogna appartiene, ovviamente, tutti quanti voi sapete, sicuramente l'avrete vista, appartiene soprattutto al Natale, o perlomeno viene conosciuta soprattutto al Natale, perché questa classica, magica coppia di zampognari ha girato un po' in tutto il mondo per raccontare la novella. Noi cerchiamo di raccontarla a modo nostro. Abbiamo composto un brano che si chiama Natale Internazionale. Natale Internazionale perché si richiama un po' ai Natali anche da noi vissuti, perché per fortuna abbiamo potuto girare abbastanza con questi strumenti, e abbiamo voluto dedicarlo soprattutto a tutti gli emigrati che abbiamo incontrato nel nostro giro un po' in tutto il mondo. Natale Internazionale. Thank you.
cosa significa transumanza, quel percorso che dalla montagna praticamente arriva, noi partivamo dall'Abruzzo in verità, poi chiaramente coinvolgeva anche il Molise, e si arrivava fino in Puglia. Grazie agli aragonesi. Va bene. E il brano non poteva che chiamarsi ovviamente Tratturo, perché il Tratturo era quella strada che adesso è il monumento nazionale addirittura, il Tratturo. Tratturo. Vai Nadia. Coraggio. Thank you.
straordinario, un vecchietto straordinario di Scapoli, aveva una bottega veramente molto molto piccola e mi ricordo che io l'ho visitata tante volte e lui aveva fatto una scoperta straordinaria negli ultimi anni della sua vita, aveva sostituito un vecchio torniapedale con un motore di lavatrice e con quello praticamente lavorava in maniera più comoda. È un grande costruttore, le sue zampogne sono davvero un po' in tutto il mondo, soprattutto in occasione del Natale. Un omaggio a questo personaggio, danza di Mastro Gerardo. Come si dice a botta? A botta. A botta.
Vai. Thank you.
No, io alzo le mani. No, no. Va bene, a Frosolone esiste, non so se pure qua a Napoli si chiama dalle qua, la Morgia. La Morgia significa pietra in dialetto nostro, la Morgia Quadra significa la pietra quadrata, è una grande pietra quadrata, ma era il rifugio dei briganti. La tavola dei briganti. Eh? La tavola dei briganti. No, la tavola, proprio la tana, il rifugio. Rifugio però. Noi abbiamo composto questo brano che si chiama appunto dando proprio questo nome, che appartiene proprio al nostro Molise, e esiste, se si può visitare, un posto straordinario, la Morgia Quadra, dedicata al brigantaggio. Peccato che non ci sia ancora l'attore, le spiegazioni, ma con calma fate uno spettacolo straordinario in teatro. Ti potevo portare il mio d'attore sul brigante. Voilà. Thank you.
dedicata al nostro vino più famoso. Ad Entiglia. Ad Entiglia, pare che questa sia stata importata addirittura da Diomede. Una volta si chiamavano isole Diomedee. Pare che questo Diomede sia venuto dalla Grecia tanto tempo fa, portando una zampogna, cioè uno strumento simile alla zampogna, denominata allora zampuna, figuriamoci. E assieme a questa zampogna pare che portò questo vitigno straordinario di Tintilia che piantò prima nell'isola Diomedee e poi da... si chiamavano Diomedee. Soprattutto la zona di Campobasso. Eh? Soprattutto la zona di Campobasso. Soprattutto la zona di Campobasso, sì, una zona costiera più che altro, una zona costiera. E da noi quindi adesso è famoso questo vitigno, questo vino. Sì, beh, a Tramonti c'è il tintore, che somiglia molto come macchia alla Tintilia, l'ha chiamato Tintilia, qua tintore. Vabbè, da noi si chiama Tintilia. Non ce lo beviamo in questo momento, ma ce lo sogniamo. Se non sono più, se non sono più. se bevi il vino non sono più. Vediamo un po' di sé. Come no? Ma la Tintilia non sono più sulla birra. Thank you.
brano che si chiama San Michel. Perché si chiama questo nome straniero? Dici che c'entra, ovviamente. No, perché con la nostra regione abbiamo avuto la fortuna di girare veramente tutto il mondo. Laddove ci fossero stati dei lavori istituzionali, la regione nostra ritenne opportuno e continua a ritenere opportuno che invece di chiamare due musicisti qualsiasi con magari straordinari violino e pianoforte che però esistono in tutto il mondo, ha preferito portare il nostro gruppo come così per trasmettere anche la nostra identità, soprattutto per gli strumenti che utilizziamo, per la musica fortemente dedicata. La vostra universalità. Il brano si chiama San Michel perché abbiamo così un bellissimo ricordo, abbiamo suonato nella cattedrale di Bruxelles, in un posto straordinario, proprio in questa chiesa cattedrale che si chiama appunto San Michele. Per ricordare quell'evento abbiamo appunto fatto questo nostro viaggio. San Michele, che sa meno di Zampugna, però proprio di viaggio, di esperienza fantastica. San Michele. Thank you.
Grazie a tutti per averci ascoltato. Io ci tengo a dire, questo amore non so se è bello, brutta, cattivo, particolare, ma perlomeno è particolare, voglio dire, non è una musica che si sente un po' dappertutto. E poi credetemi, questa è stata davvero una scommessa, perché utilizzare la zampogna in termini di concerto vero e proprio, insomma, non era concepito, non era concepibile qualche tempo fa. Abbiamo in parte modificato e abbiamo, quindi siamo contenti di manifestare anche la nostra terra, la nostra cultura con i nostri suoni, con i nostri strumenti, con le nostre tradizioni, ma anche con la nostra musica, e cerchiamo di farla un po' più elaborata possibile, non proprio. Il difficile poi della zampogna è non essere scontati e banali, perché c'è una mano, io c'è una mano, posso chiudere 5 buchi, con 5 buchi posso suonare 6 note. E si rischia di essere ripetitivi e banali. Noi cerchiamo, grazie a loro ovviamente, perché se suonassi solo io vi farei proprio, va bene, non dico che cosa, insomma, ma grazie a questi amici che hanno condiviso con me questo difficile progetto, che noi possiamo portare avanti un concerto che magari... Ovviamente noi gli chiediamo bis, no, questo è fuori di anche un tris. Però ci tengo a dirvi una cosa molto importante, so che Piero è un po' refrattario, questa musica è sempre piaciuta, c'è la possibilità di prendere qualche CD, lo dico io, perché merita. Io ce n'ho uno in macchina ed è diventata la mia colonna sonora, specialmente quando mi faccio la trignina e dopo praticamente si apre. No, ci ritrova del sangue e si apre tutta quella distesa di Bagnoli del Trigno, è uno spettacolo. Fino quindi a se volete con l'autovelox, si compreso, no, vado rispetto i limiti, perché ho già dato a qualche punto che lo sa. Va bene, bis dopo il cuore, va bene. Allora noi abbiamo un repertorio molto più lungo, ma devo ringraziare ancora una volta la dolce fanciulla che ci è venuta in soccorso, per cui non possiamo fare... No, è il contrario, abbiamo recuperato alla grande, chiaramente abbiamo un numero limitato di pezzi, per cui il pezzo lo facciamo volentieri, però facciamo il primo brano, che è quello che poi ci ha portato più fortuna, che si chiama Mainarde. Magari facciamo un giro solo con la solo... Mainarde. Certo, per costruire questa, tanto da qui ci avranno una ventina d'anni.
Mi ricordo quando l'ho fatta, quando feci la prima canna con un pezzo di legno così, normale, tornito, ho fatto i buchi e me la sono messa nel letto come ha dormito la prima canna. Thank you.
Nadia Maldonado, Roberto alla percussione, Petrocelli, con questo con la chiona fluente, Ernest Carracino all'organetto. Alenuccio Palladino che sta curando un po' le nostre immagini che saranno sicuramente perfezionate, ma sta facendo un lavoro fantastico perché è un lavoro di ricerca molto molto importante. Alenuccio Palladino. Emilia Attiamova. Poi ci sta questo signore che io poi, dunque sta lui e il fratello, sono due fratelli che abitano e vivono a Monte Roduni. Questa è una cosa straordinaria che mi è capitata tanto tempo fa. Gran bel castello. Eh? Gran bel castello. Ah sì sì, beh, certamente. Castello Pignatelli. Vabbè. Comunque questi due fratelli, ci siamo incontrati un giorno perché dovevamo costituire appunto questo gruppo, doveva nascere questo gruppo. E sono presentato loro i fratelli, in pratica quando ho chiesto il loro cognome, c'è una cosa fantastica, lui si chiama Paolo, il fratello si chiama Marco, il cognome di questi due soggetti è Zambugna. Cioè, Paolo e Marco Zambugna. E all'aspirapolvere ha suonato per voi, te lo dice, grazie. Thank you.